nel quale riusciamo Oltre a trovare 200.000 uno spazio soci e un valore della produzione che sfiora i 2 miliardi di euro, un osservatorio privilegiato sul movimento cooperativo e di conseguenza sull'andamento economico del territorio. Sono questi i numeri che Lega Coop Friuli Venezia Giulia ha presentato ai propri soci durante l'assemblea ordinaria delle cooperative associate mercoledì 10 luglio all'antico teatro sociale Rigoni di San Vito al Tagliamento. Un anno importante, un anno che posso dire sancisce un percorso che abbiamo intrapreso anche con un rinnovo, con l'elezione che è stata un anno e mezzo fa, un anno di cui siamo particolarmente orgogliosi. Un risultato positivo con una crescita complessiva di fatturato, con una crescita di associate, andiamo oltre le 170 cooperative associate, cooperative peraltro che esprimono in termini di valore della produzione il più grande aggregato di associazione a livello regionale del mondo della cooperazione, evidentemente. Una tendenza che conferma anche un incremento per numero di soci, siamo oltre le 200.000 unità e per addetti, anche in questo caso oltre le 16.000 addetti. Il mondo della cooperazione e delle cooperative sentinelle operative e pilastri importanti dell'economia anche in Friuli Venezia Giulia. Ma le cooperative sono uno dei pilastri importanti su cui si fonda lo sviluppo economico e sociale della nostra regione. Sono un movimento che naturalmente ha l'economia nel sangue, ma soprattutto ha la solidarietà, la socialità nel sangue. Quindi in qualche modo quelli che sono i risultati, l'attività economica si coniuga con tantissimi riscontri e risvolti positivi all'interno dei nostri territorio e delle nostre comunità. Sindaco, allora l'importanza di questo evento oggi ospitato in questa splendida location nell'Agorà di San Vito al Tagliamento. La cooperazione è molto radicata, quindi noi volevamo ospitare Lega Coop, movimento ovviamente del quale faccio parte anch'io, la mia storia personale lo dimostra, siamo particolarmente legato e per noi è un elemento di grande orgoglio. Sicuramente verrà fatto un focus per quanto riguarda il ruolo della cooperazione in questo momento storico molto particolare, dove i limiti dei modelli economici stanno esprimendo tutte le loro contraddizioni, e credo insomma che la cooperazione possa rappresentare una terza via, un modello che affronti in particolare il nodo delle disuguaglianze che purtroppo stiamo vivendo, non solo in termini retorici o statistici.